di unità di strada, che in qualche modo si sono specializzate su specifici bisogni, specifiche fragilità. E allora abbiamo un quadro che ci rappresenta da un lato, forse quelle insomma, che hanno più storia, che sono le unità di strada che lavorano sui temi delle tossicodipendenze, della riduzione del danno, ma altrettante diffuse sono quelle che lavorano a contatto con le persone senza dimora, quindi per la marginalità estrema. Con le unità di strada operano anche i servizi che stanno dentro il progetto Oltrestrada, quindi su temi della tratta degli esseri umani. E infine, non ultimo, attraverso un progetto che ormai insomma, è al sesto anno di realizzazione, finanziato con fondi FAME, capofila alla regione, anche nell'ambito del CASPER, insomma, con un focus specifico sugli stranieri, i territori si sono dotati di questo strumento per raggiungere persone in strada, persone marginali che non accedono servizi e quindi hanno affiancato ad altre modalità di aggancio anche quelle dell'unità di strada. Allora, questo è un mosaico che sicuramente ci restituisce, come dicevo, una grande ricchezza di servizi e quindi insomma un valore aggiunto. C'è sempre, no? Il rovescio della medaglia è come tenere insieme questa ricchezza e come non farla diventare ridondanza, difficoltà organizzativa. Questo è un tema, credo, con cui ci scontriamo tutti i giorni, indubbiamente, e che però, insomma, devo dire, io vorrei ricontestualizzare, cioè è un po' connaturata al fatto che si tratta di interventi che derivano da fonti di finanziamento diverse, norme istitutive diverse, spesso gestite da soggetti diversi, no? Le aziende USP, piuttosto che i comuni, piuttosto appunto che progettazioni in qualche modo in capo ad altri soggetti ancora. Quindi devo dire che questa difficoltà è connaturata nel sistema stesso dei nostri servizi, che è un sistema integrato, e però genera questa esigenza, cioè quella di parlarsi, conoscersi, perché di fatto per molti di voi credo che l'occasione di vedersi, incontrarsi è quella in strada, no? Con le persone portatrici di bisogni diversi, ma spesso è sempre la stessa persona e si lavora sulla stessa persona, magari senza averne anche la consapevolezza che su questa c'è un progetto che dovrebbe essere un progetto comune, integrato, purtroppo sappiamo non sempre così. Allora, ci siamo dette, proviamo a prendere questa complessità dal basso, no? Provando a lavorare con gli operatori, a farli incontrare, conoscere, intanto far emergere questa complessità e quindi presentando anche, come vedrete, il sistema dei servizi, ma anche cominciare a fare un lavoro di condivisione dei linguaggi e di alcuni elementi conoscitivi che possono essere un patrimonio di tutti. Oggi qui ci sono tanti, abbiamo avuto un grande riscontro, per cui devo dire che probabilmente era proprio ora, abbiamo proprio c'è uno di quei casi in cui si è proprio centrato probabilmente un bisogno e quindi speriamo anche insomma, che si riesca a dare una risposta che soddisfi le aspettative, ma credo la cosa importante è che ci sarà l'occasione in un percorso che insomma è in parte frontale, ma in parte confidiamo dopo l'estate di poterlo fare non via web ma di persona, quindi più laboratoriale, più operativo, più sulla costruzione di prassi, metodologie e strumenti comuni. Insomma, confidiamo che questo possa essere un primo passo per anche un ripensamento, perché no, che dia organizzativo, che dia degli spunti rispetto al ridisegno di questi sistemi, dei percorsi fatti a favore delle persone. Mi piace ricordare che questa iniziativa è possibile anche perché diversi enti che
che lavorano in questa regione, adesso nello specifico il comune di Ravenna, anzi la regione Emilia-Romagna, ma insomma è un patrimonio, devo dire, diffuso, sono stati capaci in questo anno di mettere un po' a sistema le opportunità che ci derivano dai finanziamenti europei. In particolare, oggi parliamo del FAMI, che spiega anche un po' il taglio che avranno gli incontri che vi presenteremo, che è un taglio che pone al centro il tema degli stranieri, proprio perché in fondo è un fondo destinato appunto all'integrazione per le persone straniere. Dicevo, questi fondi storicamente sono stati gestiti con avvisi che sono moltiplicati e stratificati nel tempo. Uno di questi, appunto, chiamavo, destinato alle regioni, quindi di cui siamo capofila come Regione Emilia-Romagna, e il programma si chiama CASPER, ed è uno di quelli che insomma oggi verrà presentato e che ci ha consentito di sviluppare importanti interventi a livello territoriale, perché poi il modello scelto dalla nostra regione è proprio quello di un partenariato con tutti gli enti locali e anche con soggetti del terzo settore, proprio per garantire la massima diffusione e capillarità degli interventi. Ma dicevo, non c'è solo questo, che è un'azione di sistema regionale, ci sono tanti altri progetti, in qualche modo veicolati da una pluralità di bandi, che però sul territorio sono riusciti a integrarsi, perché io devo dire, mi perdo anche un po' negli acronimi, ogni tanto ho un attimo di appunto difficoltà, ma proprio perché sono state moltissimi i filoni di lavoro. E questo percorso non è un esempio, ecco, di questa capacità però di valorizzare al massimo queste opportunità e integrarle fra loro. E la prima parte del percorso infatti si colloca dentro il Farm Becomer, che insomma, probabilmente poi Paolo Fasano vi dirà, che è a capofila il comune di Ravenna e che riguarda più il tema dei cittadini paesi terzi, portatori di disagio mentale e di patologie legate alla dipendenza, e la seconda parte invece confidiamo appunto di sostenerla attraverso il nostro progetto regionale. Quindi insomma, credo che ancora una volta dobbiamo dare atto che la programmazione dei fondi europei siano stato uno strumento importante, soprattutto nel nostro territorio. Chiudo con una riflessione sul fatto che tutte le persone qua presenti, insomma, perché gli interlocutori sono operatori, professionali, ma anche volontari del pubblico e del privato, vivono sicuramente e toccano con mano un fenomeno, quello delle persone, in una situazione di marginalità, di enorme disagio, che credo sia sotto gli occhi di tutti, è sicuramente in aumento anche per la grave situazione che stiamo vivendo e che non può non avere un impatto sui più fragili. Su questo anticipo che ci sarà un'attenzione, ecco, anche sul piano nazionale. Siamo in fase di definizione del nuovo triennio del piano nazionale di contrasto alla povertà e sono confermati assolutamente gli interventi a favore delle persone senza dimora, che sappiamo spesso, insomma, questo è un elemento comune a molti, insomma, degli utenti, anche se non tutti, degli utenti delle unità di strada, delle persone che voi incontrate, con un significativo investimento di risorse anche a valere sul PNRR, quindi sul Recovery Fund. Per cui insomma è un momento che, a fronte di un oggettivo aumento del bisogno della popolazione più vulnerabile, siamo in una fase anche di, in qualche modo, disponibilità di maggiori risorse. È chiaramente una grande sfida,
soprattutto per le istituzioni a tutti i livelli, sia nazionale che regionale, e non ultimo chiaramente a livello territoriale, i comuni che dobbiamo essere in grado di cogliere. E credo che la riflessione sugli strumenti, sui servizi più idonei per dare risposte ai bisogni delle persone ci consenta davvero di raccogliere, questo lo dico anche come regione, la mia funzione di ente che programma, di raccogliere elementi utili per andare avanti e progettare in maniera intelligente e integrante il servizio. Mi fermo qui perché credo che insomma il valore aggiunto di queste giornate sia dar spazio anche alle vostre domande, quindi e al possibile scambio, e per cui sarebbe importante insomma che non fossero sacrificati proprio gli ultimi minuti, e auguro un buon lavoro. Bene, grazie, grazie davvero Monica per l'introduzione completa. Per cui io, prima di dare la parola ai colleghi Marco Battini, Antonella Gandolfi, Anna Paola Sanfelici, che ringrazio tra l'altro tantissimo proprio per il contributo che ci hanno dato anche in sede di progettazione di questa azione formativa, dico solo due cose proprio su questo lavoro integrato che stiamo conducendo insieme con la Regione, con l'ANCI, ma anche con l'Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Giuridiche. E con riferimento poi anche alla parte normativa, quindi a questo aggiornamento di cui vi parlerà dopo Andrea Caruso. In Italia, ora al netto, diciamo, perché ci mancano ancora i dati di questo terribile periodo pandemico, se noi andiamo a vedere la fotografia dell'Istat al 1 gennaio 2020, per quanto riguarda quindi i cittadini stranieri, noi abbiamo che la presenza di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e residenti per l'Istat è pari a 3 milioni, poco più di 3 milioni e 600 mila unità, quindi 3 milioni e 615 mila, di cui poco meno dei 2/3 sono cittadini che hanno uno status permanente, sono soggiornanti di lungo periodo, quindi grosso modo uno status che dovrebbe essere irrevocabile, salvo casi proprio particolari che poi sono anche elencati tassativamente dalla normativa europea, che è stata poi recepita anche in Italia ed è vigente. Mentre poco più di 1/3 sono, quindi 1.333.000, sono cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e residenti, ma con un permesso di soggiorno a scadenza, quindi a termine. Ecco, questa fotografia comunque è una fotografia un po' sbiadita della realtà, perché accanto a cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e residenti, noi abbiamo cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma senza residenza, che non hanno quindi potuto iscriversi all'anagrafe. Questo è un tema. E accanto ad essi abbiamo poi invece cittadini stranieri che hanno perso il permesso di soggiorno, che quindi si trovano in una situazione di irregolarità amministrativa. Ecco, noi riteniamo che le recenti modifiche normative apportate proprio dal decreto Lamorgese, di cui vi parlerà dopo Andrea Caruso, come dire, costituiscono uno strumento di maggiore tutela, di maggiore protezione proprio per quei cittadini stranieri che hanno il permesso di soggiorno più a rischio, che sono in difficoltà, sono in una situazione di disagio economico, sociale, sanitario o che hanno già perso il permesso di soggiorno. Però perché ciò accada? Perché accada appunto un'applicazione di queste norme e noi dobbiamo necessariamente alzare il livello sia sul piano qualitativo che su quello quantitativo della comunicazione formale con gli uffici periferici dello Stato, io parlo di questure, parlo di prefetture, cioè dobbiamo essere consapevoli che la rete dei servizi territoriali può supportare questi cittadini almeno sul piano maggior, in modo migliore, con una maggiore efficacia, grazie a queste norme, proprio sul piano della regolarità amministrativa, quindi riducendo quindi l'area della precarietà amministrativa. E quindi il Comune di Ravenna nei prossimi mesi si occuperà in particolar modo di azioni di sistema che hanno questo contenuto. Questi aggiornamenti normativi diventeranno, ad esempio, nell'azione che stiamo progettando proprio con la Regione
con il Dipartimento, alla Regione, quindi Andrea Facchini, Marzio Barbieri, con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna, quindi mi riferisco alla professoressa Francesca Curi, con l'ANCI Emilia Romagna, quindi Giacomo Prati, Matteo Zocca, noi stiamo lavorando ad esempio ad una summer school a Ravenna in presenza nel periodo 30 agosto 3 settembre, all'interno della quale noi avremo proprio dei laboratori rivolti proprio ad operatori dei servizi per informazione, per assistenza allo straniero, dei operatori dei progetti di accoglienza, dei operatori dei servizi sociali, per condividere modalità il più possibile efficaci a supporto delle istanze che i cittadini stranieri dovranno rivolgere, istanze di rilascio, di rinnovo dei permessi di soggiorno secondo le nuove normative. Quindi anche per consentire alle questure, effettivamente mettere in condizione le questure di dare una piena applicazione di queste normative di cui vi ho detto, vi parlerà più diffusamente, sicuramente in modo più completo Andrea Caruso. E anche eventualmente, nel caso fosse necessario, per definire una base più ampia, più completa, nel caso di epilogo giurisdizionale di questi percorsi amministrativi, di questi procedimenti amministrativi. Poi è chiaro che la questione andrà tematizzata molto, quella dell'applicazione di queste nuove norme a livello istituzionale. Il Comune di Ravenna, ad esempio, domani tematizzerà molte di queste questioni con dei funzionari dell'ANCI nazionale immigrazione. Quindi per noi questo tema dell'aggiornamento normativo con riferimento alle nuove norme è particolarmente importante e delicato ed è uno degli strumenti delle prossime azioni di sistema che cercheremo di mettere in campo. Detto questo, io a questo punto darei la parola a Marco Battini, che ringrazio nuovamente per il sostegno che ci ha dato in questa azione formativa. Il FAMI di cui stiamo parlando è Bicomer, ma al di là dei nomi noi abbiamo una serie di FAMI di governance, quindi capacity building, che effettivamente stanno interagendo in maniera molto efficiente, molto con dei risultati che ci soddisfano. Grazie, buon proseguimento. Te Marco. L'audio, Marco. Eccomi. Mi sentite adesso? Sì, ti sento. Stavo dicendo, provo a stare in 5 minuti in meno, quindi in 10 minuti invece che in 15, in modo da andare veloce e dare la possibilità ad Andrea Caruso di andare a ragionare sull'argomento. Provo a condividere lo schermo. E vado però molto veloce, quindi non preoccupatevi. Datemi un ritorno se lo schermo si vede. Ok, vado molto veloce. Tra l'altro, quello che diceva prima Monica credo che sia anche una base interessante, nel senso che bene o male questo percorso di questo percorso che andiamo a fare in questa prima fase e nella seconda fase nasce proprio dal basso e nasce da un'interazione tra soggetti che afferiscono alla regione, ma che a volte lavorano anche in contesti diversi. Quindi il fatto che ci sia un valore aggiunto e anche il numero di partecipanti, poi vediamo la qualità alla fine del percorso, anche il numero di partecipanti e di interesse che questo percorso ha prodotto, secondo me è un segnale positivo. Io vado velocissimamente a raccontare quello che è il coordinamento regionale delle unità di strada e dei drop-in che afferisce all'area un pochino più sociosanitaria, e nello specifico a tutti i temi della riduzione del danno, della limitazione dei rischi e dell'intervento sul tema dei comportamenti di consumo di sostanze. Ho una presentazione in PowerPoint che è più lunga della quarto d'ora, ma vado molto veloce andando e che poi girerò negli atti, quindi poi sarà consultabile. Il contesto di riferimento da cui nasce questo coordinamento regionale è in questi tre contenuti che vedete, un contenuto che è molto lontano nel tempo, che è il 2006 e che è un percorso, cioè, allora, il coordinamento regionale delle unità di strada sul tema degli interventi di riduzione del danno nasce prima del 2006, già nel 97-98 c'erano i primi interventi di interazione tra le varie unità di strada. Diciamo che la parte un pochino più di formalizzazione nasce in quel contesto e nasce soprattutto da questa delibera 1533 del 2006
che nell'approvare delle linee, delle prime linee di indirizzo regionali sul tema del contrasto al consumo di sostanze, va a individuare all'interno delle tre linee in cui è costruita la 1533, poi di chi ne ha bisogno la faremo avere, non ragiona solo sul tema del trattamento e del lavoro di rete, ma inserisce tutto il tema della prossimità, degli interventi di prossimità, delle caratteristiche degli interventi di prossimità, e va a individuare tutta una serie di elementi. Da lì nasce il coordinamento regionale delle unità di strada. Diciamo che poi ci sono una serie di tappe, però l'altra tappa che vedete in questa delibera di giunta del 2017, che a fronte anche dell'individuazione della riduzione del danno come LEA, quindi come livello essenziale di assistenza, va ad approvare diciamo così, i requisiti di qualità sugli interventi di riduzione del danno e sugli interventi delle unità di strada. Ci sono degli altri elementi, cioè, se andassimo a vedere la storia, ci sono anche degli altri passaggi. Diciamo però che questi tre passaggi, rispetto alla parte che ho avuto la fortuna di seguire a partire dal 2003 al 2004, penso che siano le aree più interessanti, sulle quali poi vi daremo la documentazione. Vi faccio vedere quest'altra parte, che è una parte, cioè diciamo così, vi porto alcuni dati del 2019, ma non per riempirvi di dati, ma per darvi semplicemente, per chi non lo conosce, un quadro. Rispetto all'area sociosanitaria noi parliamo di 31 tra unità di strada e drop-in, e parliamo di un movimento annuale che gira tendenzialmente negli anni tra i 69.000 e i 74.000 contatti annuali. Quindi un sistema che è presente da Piacenza a Rimini, che ha delle caratterizzazioni territoriali diversificate, poi andremo a vederlo, ma che ha una presenza nel territorio. Allora, prima Monica accennava alla questione dei finanziamenti. Chiaramente noi parliamo di fondo sanitario, parliamo di finanziamenti che vengono erogati dalla regione ai territori, quindi la regione eroga alle aziende USL. Le aziende USL, sulla base di quei requisiti di qualità che vedevate prima, nel ricevere risorse che sono compatibili che sono legate al target definito 15-35 anni, poi costruiscono le progettazioni. Perché il processo è questo, che poi troverete anche in 1533? Perché una delle decisioni, uno dei ragionamenti fatti è che non possiamo costruire delle unità di strada con dei requisiti fissi decisi dall'alto, ma il territorio di Rimini è sicuramente diverso dal territorio di Piacenza, un territorio montano è diverso da una grande città, e quindi dobbiamo dare dei criteri larghi su cui poi i territori, andando a individuare come territori le aziende USL, i comuni, i distretti, vanno a progettare gli interventi di prossimità in relazione ai bisogni che il territorio ha realmente. Quindi non ci siamo addentrati dentro a un tema di accreditamento, ma a un tema di costruzione di requisiti, di costruzione di processi, per cui c'è una linea regionale sulla quale poi i territori vanno a costruire un processo di attualizzazione. Se guardate le prossime due slide, vedete infatti che ci sono dei nomi di progetto e delle anche quantità di progetti sviluppati nel territorio che sono diversificati e che sono diversi da territorio a territorio, e che esitano anche numero di operatori diversi, numero di volontari diversi, quantità di uscite diversificate e una modularità che da una parte può anche essere letta come una fatica, perché chiaramente nel momento in cui sono i territori che definiscono le progettazioni è più difficile costruire dei processi di controllo generale. Nello stesso tempo però la progettazione calata sui territori ti porta a una maggiore efficacia. Ok? E quindi poi il tema è quello di costruire una legittimazione di questi progetti, andare a definire una propria continuità, ma con una progettazione sempre di più territoriale. Vado veloce perché sono a 7 minuti, quindi ho 3 minuti per finire. Vi faccio vedere, noi abbiamo una relazione annuale che da tantissimi anni ci segue, quindi diciamo così, ogni unità di strada ha un sistema di rendicontazione
che, e di valutazione che è singolo, poi abbiamo costruito, e questo durerà fino al 2021, un sistema poi di relazione regionale che ci permette di fare la fotografia degli interventi che si costruiscono in tutta la regione Emilia Romagna. Probabilmente l'anno prossimo noi andremo a costruire un'app invece che porterà a una costruzione di rendicontazione di valutazione che è un po' più unica. Vedete che questo, ad esempio, è una slide che ci dà dal 2017 al 2019 il movimento sui contatti complessivi che si sviluppano all'interno del territorio. Sempre, questo è vedete, il numero di ore che le nostre unità di strada sviluppano all'interno dei territori, sviluppato in questi anni, ancora andando avanti. Il numero di interventi sviluppati dal 2015 al 2019, e per interventi intendiamo le classiche comunque uscite o comunque il lavoro nel territorio, che può avere luoghi diversi. Okay? Adesso, sempre a mo' di esempio, questa è la distribuzione dei materiali informativi dei nostri, delle nostre unità di strada, questa è la distribuzione di siringhe delle nostre unità di strada, questo è il numero dei materiali informativi distribuiti dalle nostre unità di strada, che ad esempio ci sta dicendo qualcosa dal punto di vista qualitativo, non lo andremo a ragionare in questo momento, ma anche questa aggregazione di dati che ci dice che nel 2015 erano circa 50.000 materiali cartacei che le nostre unità di strada distribuivano, ci troviamo in un 2019. Ultima roba, mi manca un minuto e quindi poi mi taccio. Tendenzialmente il lavoro le nostre unità di strada su questa parte si dividono, unità di strada, i nostri interventi su questa parte si dividono tendenzialmente su due grandi aree. Quindi l'area dell'intervento nel mondo della notte, nel mondo del wasir e sul tema dei comportamenti a rischio. Okay? Quindi un'area che interviene sul consumo di sostanze e sui comportamenti a rischio legati a una richiesta di prestazione di divertimento che si sviluppa in tutti i territori provinciali, okay? E che si sviluppa tendenzialmente in questi luoghi, vedete, stabilimenti balneari, discoteche, feste della birra, feste di paese, e che durante il Covid hanno modificato un po' il loro modo di lavorare, e che è un contesto di lavoro che cerca di intervenire sul tema dell'minimizzazione dei rischi, dell'intervento precoce, dell'informazione, e di costruire un processo culturale di presa in carico del divertimento e di ragionamento, di aumento di competenze, che non necessariamente ha a che fare col problema, okay? E che si sviluppa anche all'interno dell'utilizzo poi di strumenti, ad esempio questo è il dato sulle persone a cui abbiamo proposto l'etilometro e sulla modifica dell'intenzione di guida rispetto a un esito di etilometro superiore alla norma. Okay? L'altra area su cui interviene il coordinamento regionale è l'area della riduzione del danno della marginalità, che non necessariamente è ancora in tutti i territori. Vedete che cambiano i nomi e cambiano anche gli strumenti, perché qua parliamo di siringhe distribuite, di siringhe ritirate, parliamo di Narcan, parliamo di unità di strada che intervengono in altri luoghi e che agiscono altre tipologie di interventi su un target che è un target più legato alla marginalità, più legato al consumo di strada, più legato a un'area di presa in carico sui territori. Poi abbiamo la terza area, che è l'area dei drop-in. In questo momento il territorio regionale sviluppa tre drop-in, Parma, Reggio e Modena, e che cominciano ad avere un'interazione molto più nominale con le persone. Vedete che il dato non è più un dato di contatti, ma comincia a diventare un dato diverso. Cominciate a guardare, ad esempio, il dato sul tema dei migranti, che è sul tema del senza permesso di soggiorno, sul tema del senza fissa dimora, e che è l'altra area, diciamo, del coordinamento, e l'altra area che probabilmente a fronte del piano regionale della prevenzione comincerà a svilupparsi. Ultima slide, quindi sto nei tempi. Come abbiamo intercettato e interpretato queste attività che ragionano appunto sui target che vi dicevo? Le unità di strada come una porta di accesso al sistema dei servizi, quindi non più come un progetto, ma una delle porte d'accesso al sistema dei servizi, degli interventi che cominciano a lavorare in un'ottica di stabilità, quindi non più progetti, ma servizi di prossimità,
Il tema della prossimità, come il tema della domiciliarità, della vicinanza, dello stare nei luoghi e dell'intercettare le persone in maniera diretta, il tema di essere di costruire dei processi, dei progetti tempestivi, perché nel momento in cui interpretiamo dei progetti come antenne, queste antenne nel momento in cui restituiscono le osservazioni e i dati possono permettere a tutto il sistema di provare a intervenire in maniera più tempestiva. Tutto il tema dell'intervento sui consumi a scena aperta e quindi tutto il tema sempre di più legato anche alle politiche di sicurezza dei territori. Vedete, qua c'è il tema delle altre prossimità da includere, c'è la consapevolezza che il tema della prostituzione, il tema dell'accattonaggio, il tema della povertà è l'altro, sono altri pezzi con cui interagire e tutto il tema delle connessioni con altri soggetti e istituzioni. Sicuramente mi sono scordato un sacco di roba, però sono stato nei tempi e spero di essere stato efficace. Sì, grazie mille Marco per questa analisi di contesto sintetica, ma direi molto molto efficace. Io andrei avanti, passerei con ai prossimi relatori, perché ai quali chiedo tra l'altro di essere piuttosto sintetici per recuperare un po' i tempi, perché siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia. Passerei quindi direttamente la parola al dottor Giacomo Galeno della cooperativa sociale CIDAS, referente delle unità mobili di prossimità Casper 2 per quanto riguarda il territorio di Ferrara. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, sono Giacomo Galeno, operatore sociale della cooperativa CIDAS e lavoro nell'unità mobile del progetto Fami Casper 2 Impact. Allora, tratteggiando il contesto, l'unità mobile è un'attività prevista dall'azione 2 del progetto Fami Casper Impact, che si inserisce nell'obiettivo 2 relativo ai piani di intervento regionale per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi. I partner del piano regionale coinvolti nell'azione 2 sono la regione Emilia-Romagna, che è capofila, i comuni di Parma, Ravenna, Piacenza, Ferrara, Forlì, Modena, Reggio Emilia, Bologna e Rimini e altri soggetti quali il Consorzio Arcolaio, la cooperativa di Mora d'Abramo, Arter, Anci, Emilia-Romagna e la cooperativa CIDAS, di cui faccio parte, capofila di due raggruppamenti ATS. L'obiettivo generale del progetto Casper è quello di facilitare l'accesso ai servizi territoriali dei cittadini stranieri. Gli interventi che prevede sono interventi informativi, di orientamento, interventi educativi e accompagnamento legale. Ovviamente c'è la possibilità di mediazioni linguistico-culturali. In particolare, se gli stranieri, l'utenza, insomma, si tratta di cittadini stranieri con particolari necessità e condizioni di marginalità. Gli strumenti di Casper 2 sono l'equipe di supporto multidisciplinare, le reti territoriali, quindi la facilitazione del coordinamento dei servizi territoriali con l'apertura, per esempio, di tavoli di coordinamento, e infine proprio le unità mobili di prossimità che sono costituite in ciascun ambito territoriale. Le unità mobili attualmente sono a Parma, Ravenna e Ferrara, e io in particolare lavoro principalmente in quella di Ferrara, area territoriale comune di Ferrara. E entriamo adesso nello specifico dell'unità mobile. Allora, l'azione dell'unità mobile si divide in due macroattività. La prima è quella dell'outreach, e cioè quella del contatto e del monitoraggio dell'utenza e del territorio. La seconda attività è quella vera e propria della presa in carico, tra virgolette, e che si fonda sull'orientamento, sull'accompagnamento e il follow-up delle azioni svolte, ovviamente in supporto ai servizi territoriali. Allora, per quanto riguarda l'outreach, è l'attività di conoscenza e monitoraggio dell'utenza, che noi facciamo in tre modalità, quella dell'unità mobile, più semplice, che è il monitoraggio a piedi del territorio e la conoscenza dell'utenza. Qui a Ferrara c'è un ufficio di prossimità al quale noi ci appoggiamo, che è l'ufficio del centro di mediazione, che per chi conosce Ferrara è al grattacielo, quindi la zona GAD in prossimità della stazione, che consente di avere un punto fisso
di riferimento per l'utenza e appoggio per gli operatori nel momento in cui c'è la necessità, ad esempio, di un setting per colloqui oppure dei comfort, diciamo, di un ufficio per la connessione, per l'espletamento di alcune pratiche o fare delle segnalazioni. Una terza modalità è quella del gazebo, che è una sperimentazione ferrarese e che consiste in un punto d'ascolto mobile, che è un vero e proprio gazebo che viene spostato in luoghi di interesse in cui si riscontra un'alta presenza di cittadini di paesi terzi e che quindi come dire, serve ad essere visibile e serve al contatto con la potenziale utenza. L'outreach quindi è una modalità di approccio che serve a conoscere, ma anche a farsi conoscere e a dare dei punti di riferimento all'utenza. I punti di riferimento sono il contatto telefonico, quindi lo scambio del contatto telefonico fra operatori e utenti. Punti di riferimento che sono le giornate e gli orari di presenza, per esempio, del gazebo, la presenza dell'unità di strada a piedi e gli orari di apertura anche, per esempio, del centro di mediazione, cioè dove, quando si possono rivolgere in luoghi fissi e precisi. E quindi appunto proprio l'ufficio di mediazione che dà questa possibilità. Le modalità di approccio quindi di conoscenza dell'utenza sono la conoscenza diretta con l'utente, quindi l'approccio personale, il passaparola e quindi la segnalazione rispetto al servizio di un utente che ha già usufruito del servizio, la conoscenza pregressa degli utenti. Per esempio, per quanto mi riguarda, io fino a qualche anno fa lavoravo in progetti di accoglienza CAS, per cui il mio background mi ha favorito nella conoscenza di persone che poi mi sono ritrovato a rincontrare in strada, quindi quello è stato un aiuto. La segnalazione ovviamente da parte dei servizi, ma anche l'interconnessione tra vari servizi interni. Per esempio, all'interno di CIDAS ci sono altri servizi come appunto il centro di mediazione già citato, l'unità di strada, ma anche le accoglienze CAS e SAI, appunto con i quali si lavora in collaborazione nel momento in cui appunto ci vengono fatte delle segnalazioni di utenti potenziali. La conoscenza del territorio è un altro elemento, e c'è quindi la conoscenza delle associazioni di cittadini stranieri, di alimentari e negozi etnici e servizi territoriali di tipo sociale. Ad esempio qui a Ferrara c'è un progetto che si chiama Mantello, che è un market sociale appunto che noi conosciamo e ci consente di aprire un'altra piccola fetta di potenziale utenza. Un altro elemento è la consulenza legale, perché noi stiamo sperimentando qui a Ferrara un'unità mobile accompagnata dall'operatore legale, quindi dal consulente legale. La seconda parte che dicevo è quella della presa in carico. La presa in carico quindi ha come attività e fine principale quello di orientare e di accompagnare, nel senso lato del termine, l'utenza a una fruizione di qualità dei servizi. E questa avviene attraverso la collaborazione o la segnalazione ai servizi, sia interni che territoriali. Per servizi interni intendo i servizi che sono interni alla cooperativa, che tra cui ci sono altri fami, e quindi Bicomer, che si occupa di prevenzione, diagnosi e cura di disagio mentale e dipendenze patologiche, Starter, che fa più o meno, si occupa delle stesse problematiche, ma con il target richiedenti asilo, non solo cittadini di paesi terzi, Intarsi, che è un altro fami, di supporto alle famiglie straniere, e Pixer, che attiva percorsi di inclusione e di alfabetizzazione.
All'interno di Casper abbiamo anche la consulenza legale, come ho detto, e una presa in carico socio-educativa. Ci sono altri servizi interni che non sono FAMI. Con Casper noi facciamo anche la segnalazione a un altro FAMI che non gestiamo noi direttamente, ma che è il FAMI Resource di supporto alla ricerca lavoro. Altri servizi interni che non sono FAMI, ma per cui c'è una utenza sovrapponibile, sono appunto l'unità di strada, il centro di mediazione e il pronto intervento sociale. I servizi territoriali ovviamente sono i servizi, diciamo, tra virgolette più classici, quindi l'ASP, quindi i servizi sociali, il CSM, il centro di salute mentale, il CERD, i patronati, la Caritas e anche altri soggetti che hanno un fine sociale. Cioè poi c'è una figura all'interno del progetto Casper che è quella del case manager che ha un ruolo, diciamo, di regia del progetto e quindi che fa un monitoraggio e delle prese in carico, dei percorsi e delle connessioni fra i vari servizi che operano per venire incontro alle esigenze dell'utenza. Ultimo punto rapidissimamente, la tipologia dell'utenza. Per quanto riguarda l'unità mobile di Ferrara, si tratta di maschi adulti in un'età compresa, diciamo, tra i 25 e i 45 anni, quindi relativamente giovani, africani, per quanto riguarda l'Africa subsahariana, principalmente la Nigeria, per quanto riguarda il Nord Africa, principalmente Marocco e Tunisia. Per quanto riguarda l'Asia, le nazionalità principali sono il Pakistan e il Bangladesh. In un numero minore ci occupiamo di nuclei familiari con minori e di donne e in questi casi diciamo che il nostro intervento è quello di segnalazione all'equipe interna e ai servizi sociali. Per quanto riguarda il numero di utenti, abbiamo riscontrato nell'arco di questo biennio abbiamo preso in carico 100 persone che poi hanno, in possesso di titolo regolare e circa un terzo, quindi un'altra trentina di persone che poi alla fine non in possesso di titolo di soggiorno regolare, però che mettiamo all'interno, diciamo, ovviamente dell'utenza incontrata. Io avrei finito, grazie mille, spero di essere stato breve. Grazie a te Giacomo e grazie per questa descrizione analitica ma ben dettagliata delle strutture e delle procedure utilizzate dall'unità di strada di Casper. Senza perdere tempo passerei la parola alla dottoressa Antonella Gandolfi della Regione Emilia-Romagna e referente per quanto riguarda il coordinamento regionale delle unità di strada senza dimora. Bentrovate, bentrovati. Io cercherò di essere veloce. Vi do giusto un'idea di quello che è il coordinamento dell'unità di strada di contrasto alla grave emarginazione adulta e senza dimora. È un coordinamento neonato, nel senso che si è riunito per la prima volta nel maggio del 2020 ed è nato dal basso, nel senso che non fa riferimento a dei fondi o a delle normative specifiche, dopo comunque vi accennerò in che contesto si muove, quindi è nato dall'esigenza delle unità di strada e rilevata anche dei territori di condividere un'esperienza, di confrontarsi e di cominciare a ragionare insieme su questi temi. E è un coordinamento che vede coinvolti 9 progetti di 9 comuni, e a oggi poi dovrebbero aumentare, e che vedrà partecipazione di circa 25 persone e 25 operatori. È composto sia da operatori professionali che da operatori volontari e anche da referenti delle istituzioni, quindi è una composizione abbastanza variegata. Dove si colloca? Si colloca all'interno
del primo disegno dei servizi di contrasto alla grave emarginazione adulta, che è quello delle, che sono le linee guida di, per il contrasto alla grave emarginazione adulta uscite nel 2015. Da lì poi ci sono stati i primi fondi dedicati che hanno permesso anche l'attivazione di servizi un pochino più strutturati, e in alcuni territori sono stati attivati attivate anche delle unità di strada professionale laddove prima non c'erano. Quindi i fondi sono cominciati nel 2018, fanno riferimento a tre ambiti, quelli europei del progetto Inside, quelli nazionali di contrasto alla grave emarginazione adulta e quelli regionali, che negli ultimi due anni c'è stato anche un, in quanto la regione in questi ultimi due anni ha dato un finalizzato. Questo ha permesso una maggiore strutturazione dei servizi e anche una maggiore strutturazione degli interventi dell'unità di strada. Noi stiamo lavorando, il coordinamento sta lavorando per condividere una metodologia e anche una mappatura, una modalità di mappatura sia del fenomeno che degli interventi, quindi diciamo che siamo in costruzione di modalità operative condivise. Riguarda i comuni con più di 50.000 abitanti. E giusto per darvi brevemente un'idea, i comuni che fanno ad oggi parte del coordinamento sono Reggio Emilia, la cui unità di strada professionale è nata nel 2019, ma che fa poi riferimento anche a delle unità di strada volontarie presenti nel territorio. Modena, che è nata nel 2018, sempre un'unità di strada professionale che svolge anche funzioni di coordinamento e rete con altre associazioni di volontariato del territorio, Bologna, che invece ha delle unità di strada più storiche, Ferrara, nata nel 2019, Imola 2018, ed è un'unità di strada volontaria fatta dalla Croce Rossa, Forlì è un'unità di strada volontaria nata nel 2011, che usufruisce anche di risorse comunali, e poi abbiamo Cesena, Ravenna e Rimini, Cesena del 2016 e gli altri del 2019. Questo era per darvi un'idea della varietà di composizione del tavolo e anche del fatto che stiamo cominciando a lavorare insieme, abbiamo cominciato a lavorare insieme da poco tempo e quindi stiamo condividendo una prassi. Io direi che vi ho dato un po' l'idea, poi credo che ci sarà occasione per conoscerci, approfondire i temi, e i partecipanti potranno anche parlare un pochino di più nel dettaglio delle metodologie usate e anche delle tipologie di persone che vengono incontrate, però lo vedo più come una fase successiva che costruiremo insieme. Sono stata velocissima, direi. Perfetta, direi. Grazie mille Antonella. Io passerei allora alle prossime relatrici. Le presento, sono la dottoressa Anna Paola Sanfelice e la dottoressa Rita Santunione, che intervengono a doppia voce, direi, e che rappresentano un po' quelle che sono le novità di strada per quanto riguarda il progetto Oltre la Strada. Sì, anche noi, pur essendo due, cercheremo di essere velocissime. Quindi Oltre la Strada è un sistema di interventi rivolto alle persone vittime di tratta e sfruttamento sessuale lavorativo e persone coinvolte nei mercati della prostituzione. Quindi un progetto che tiene in sé due anime, due tipologie di intervento. Uno, diciamo, più di accoglienza, quindi con vere e proprie strutture che ospitano le persone vittima, e quindi questo non è, diciamo, il nostro, l'ambito che stiamo osservando, e l'altro ambito invece riguarda proprio il contatto con le persone che si prostituiscono. Questa tipologia di intervento è partita per noi già alla fine degli anni 90, tra il 96 e il 98, e quindi via via si è andata costituendo questa rete regionale. Partendo quindi come prima tipologia di attività con il contatto con le persone che si prostituiscono in strada, seguendo l'obiettivo della riduzione del danno e della prevenzione sanitaria. Quindi è presente in ogni capoluogo di provincia una equipe di strada, e dal 2007
abbiamo avviato una serie di azioni rivolte alle persone coinvolte nei mercati della prostituzione al chiuso, e questo tema verrà poi toccato da Rita rapidamente, che mi segue. Quindi dicevo appunto che sono presenti queste, per quanto riguarda le unità di strada, sono presenti equipi in ogni capoluogo e svolgono uscite serali o diurne finalizzate al contatto e all'informazione e alla prevenzione sanitaria e alla distribuzione di materiali informativi e di profilassi. Ogni unità di strada ha un proprio drop-in, che è una struttura a bassa soglia, cioè la possibilità di accedere a un luogo più protetto nel quale è possibile svolgere un colloquio più tranquillo, spesso su appuntamento. Ogni unità di strada ha un proprio telefono, un cellulare col quale può essere raggiunta e col quale gestisce, nel caso in cui la persona contattata lo richieda, gli accompagnamenti sanitari. Perché questa è la finalità, diciamo, ulteriore, che oltre al contatto, quella di riuscire a accompagnare o quantomeno facilitare il contatto con i servizi sanitari. Per darvi giusto un'idea dei nostri numeri, che chiaramente con la pandemia sono cambiati moltissimo, si sono modificati molto, si sono praticamente dimezzati rispetto a quelle che sono le nostre medie, perché per molti mesi la presenza su strada era chiaramente vietata e non era assolutamente presente. Generalmente, diciamo, le unità di strada svolgono, come dati regionali, una media di 600 uscite nell'arco di un anno e svolgono circa una media di 10.000 contatti, quindi non parliamo di teste, ma parliamo di persone contattate più volte. Per quanto riguarda i materiali distribuiti, sia profilassi che informativi in lingua, si tratta più o meno di una media di 50.000 materiali annuali che vengono distribuiti. L'ultima cosa che forse può essere interessante dirvi, le attività, questa tipologia di attività, sia quella rivolta alla strada che quella rivolta al chiuso, riceve un finanziamento regionale di tipo sanitario. È un finanziamento a parte rispetto a quello delle accoglienze, che invece ha un altro canale, ha un proprio bando finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità. In questo caso parliamo proprio di una vera e propria, un vero e proprio intervento di tipo sanitario. Lascio la parola a Rita per quanto riguarda il contatto al chiuso. Salve a tutti e a tutte. Sì, per quel che riguarda, appunto, come anticipava Anna Paola, dal 2007, a seguito dei cambiamenti osservati nella prostituzione con lo spostamento nei luoghi chiusi, sono stati avviati diversi interventi in ambito regionale. E dal 2008 gli interventi sono stati, diciamo, sistematizzati all'interno di tutto il territorio regionale, con il coinvolgimento di tutti gli enti, appunto, oltre la strada, e il coordinamento al cura del Comune di Modena. Gli obiettivi generali del progetto sono la riduzione del danno e la prevenzione sanitaria, e le due principali linee di intervento sono il monitoraggio del fenomeno, quindi l'alimentazione di un database regionale relativo agli annunci personali riconducibili al fenomeno della prostituzione in appartamento, pubblicati su quotidiani, su riviste specializzate, negli ultimi anni per lo più su internet, e il monitoraggio di chat e forum frequentati da clienti della prostituzione. L'altra linea di intervento è il contatto con il target, e quindi delle telefonate di sensibilizzazione a un campione dei numeri raccolti nel database, finalizzate alla presentazione del progetto, all'ascolto di eventuali richieste di informazioni e un successivo rimando alla rete dei servizi sanitari, anche tramite l'accompagnamento. Nel 2020 le azioni ordinarie che sono state realizzate sono stati 5.167 annunci monitorati da fonte cartacea o web, 2.997 telefonate effettuate, 1.603 contatti telefonici realizzati a seguito del monitoraggio degli annunci, appunto. 166 drop-in a seguito delle azioni di contatto, 158 invece gli accompagnamenti ai servizi sociosanitari,
E poi ci sono stati momenti di coordinamento, ovviamente online, e momenti di formazione. Annualmente vengono realizzate delle azioni sperimentali in relazione ai bisogni emergenti o ai cambiamenti che si osservano rispetto al fenomeno. Solitamente viene organizzato prima un momento formativo di approfondimento prima della realizzazione dell'azione sperimentale. Le azioni sperimentali sono state organizzate rispetto o a target specifici, come ad esempio negli anni rivolte a uomini, ai trans, oppure a tutto il mondo della Cina, ad esempio, oppure rispetto agli strumenti, l'uso dei social, rispetto al database in uso, oppure le telefonate sonda. E negli anni sono state realizzate delle pubblicazioni ancora del progetto che sono consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna e sono ad esempio visibile o invisibile di cosa si tratta, prostituzione invisibile, contatti di Riviera, ombre cinesi e sotto gli occhi di tutti. Nel 2020 è stata realizzata una ricerca invece con Unimor, 10 anni del progetto Invisibile, che vedrà nel 2021 la pubblicazione. La pandemia non ha arrestato il progetto Invisibile, ha continuato perché ha potuto continuare le sue attività di monitoraggio e di contatto. Quest'ultimo è stato fondamentale, ha dato la possibilità di raggiungere utenti in difficoltà che difficilmente avrebbero potuto rivolgersi ad altri servizi, uno su tutti il target trans, ad esempio. Io ho concluso. Grazie mille Rita, grazie mille Anna Paola per questa panoramica sulle attività che vengono svolte dalle unità di strada nell'ambito dei progetti appunto Oltre la Strada e Lunatica e Invisibile. Prima di passare alla seconda parte della giornata di oggi ci tengo ulteriormente a ringraziare tutti i relatori che sono intervenuti sino ad ora per la preziosissima collaborazione anche nella realizzazione degli eventi formativi. Ringrazio ancora la dottoressa Monica Racciti per la sua partecipazione e per la sua disponibilità all'evento di oggi. Passerei ora alla seconda parte della formazione del modulo di oggi pomeriggio, che praticamente vede ad oggetto un focus e un aggiornamento in tema giuridico-legale e in particolare sul testo unico sull'immigrazione. Interverrà tal proposito il dottor Andrea Caruso del Servizio Politiche per l'Immigrazione del Comune di Ravenna. Grazie Benedetta, grazie a tutti, buon pomeriggio innanzitutto a tutte quante e a tutti quanti. Come ha detto la collega, io sono appunto Andrea Caruso, lavoro da diversi anni all'interno dell'UO Politiche per l'Immigrazione del Comune di Ravenna. Mi occupo in particolare di orientamento legale rispetto ai cittadini provenienti da paesi terzi all'interno della rete territoriale degli sportelli tematici appunto che fa riferimento al Comune di Ravenna. Di cui appunto sono anche referente. E come anticipava la collega Rivalti, oggi farò una panoramica sul testo unico immigrazione. A questo proposito ho preparato una presentazione che adesso condividerò. Mi dai un cenno, Benedetta, se vedi la condivisione? No, per il momento vedo lo schermo. Ok, adesso sì. Ok, perfetto. Allora, innanzitutto il testo unico immigrazione è il testo normativo principale che regolamenta l'ingresso e il soggiorno in Italia dei cittadini provenienti da paesi terzi. Il testo unico è diviso in 6 titoli, ciascuno dei quali appunto si occupa di una specifica, di specifici aspetti, di specifiche materie, appunto, sempre riguardanti l'ingresso e il soggiorno. Il testo unico è applicato ai soli cittadini che provengono da paesi terzi, che vengono appunto definiti cittadini stranieri. Quindi il testo unico sull'immigrazione non trova applicazione per quanto riguarda appunto i cittadini provenienti dai paesi dell'Unione Europea. Ai sensi dell'articolo 3, il Presidente del Consiglio emana annualmente, nell'ambito della programmazione più generale delle politiche sui flussi migratori, un decreto che contiene le quote massime dei cittadini stranieri che possono essere ammessi sul territorio nazionale per lo svolgimento di attività lavorativa sia subordinata che stagionale, ma anche autonoma. Quindi tutti i visti di ingresso e i permessi di soggiorno per lavoro vengono rilasciati sempre nell'ambito
delle quote definite ai sensi dell'articolo 3,4. Il cittadino straniero che fa ingresso nel territorio nazionale deve esibire un passaporto o un documento appunto equipollente e, quando richiesto, anche un visto d'ingresso. Dico quando richiesto perché ci sono diversi paesi dai quali appunto si può fare ingresso in Italia in esenzione di visto. Per citare alcuni esempi, l'Albania, la Macedonia, la Moldavia, l'Ucraina, molti paesi che provengono, molti paesi del Sud America. Quindi da tutti questi paesi si può fare ingresso in Italia anche in esenzione di visto. Occorre però tenere presente che i soggiorni sono divisi in due tipologie, soggiorni di breve durata e soggiorni di lunga durata. I soggiorni di breve durata sono quelli che sostanzialmente autorizzano il soggiorno fino ad un massimo di 90 giorni, viceversa i soggiorni di lunga durata sono quelli che autorizzano il soggiorno per un periodo superiore. Nel 2007 la legge 68 ha abolito i permessi di soggiorno di breve durata, quindi sostanzialmente chi entra in Italia autorizzato per soggiornare al massimo 90 giorni resta o col visto col quale ha fatto ingresso, oppure è tenuto a fare una dichiarazione di presenza alla questura competente per domicilio, che appunto dichiarazione che è tenuto a fare entro gli 8 giorni, dal quale appunto parte il conteggio dei 90 giorni per quale è autorizzato a soggiornare in Italia. Chi intendesse, chi volesse soggiornare per periodi più lunghi dei 90 giorni, ovviamente è tenuto a farlo facendo richiesta alla rappresentanza diplomatica italiana di specifico visto. Ovviamente dal visto discende anche la motivazione che poi verrà riportata sul permesso di soggiorno una volta rilasciato. Come dicevo, appunto, anche il permesso di soggiorno di chi entra regolarmente va a richiesto entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso. Il permesso di soggiorno è subordinato, il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato al versamento di un contributo. Questo contributo è variabile e varia in base alla durata del permesso di soggiorno. Abbiamo un contributo di 40 euro per tutti quei permessi che hanno una durata massima di un anno. Abbiamo un contributo dovuto di 50 euro per quei permessi di soggiorno che hanno una durata massima di 2 anni e un contributo di 100 euro qualora il cittadino straniero faccia richiesta di un permesso di soggiorno per lungo soggiornante UE. Nell'elenco che vedete al comma 2 ter dell'articolo 5 sono appunto elencati i titolari e i permessi di soggiorno per i quali non è prevista non è previsto l'obbligo del versamento di questo contributo. Quindi vedete che tutti i titolari di protezione internazionale, i richiedenti asilo, ma anche chi è titolare di un permesso per cure mediche o così per l'articolo 18, 18 bis e così via. Quindi in tutti questi casi il contributo non è dovuto. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in particolare, ha una durata che è stabilita per legge e può durare al massimo 9 mesi in ragione appunto di un'autorizzazione al lavoro stagionale. Può durare fino ad un anno, può essere quindi la durata, può essere fino ad un anno qualora il permesso di soggiorno sia collegato a contratti di lavoro di natura determinata, quindi contratti di lavoro a tempo determinato, e può invece avere una lunghezza massima di 2 anni, il permesso di soggiorno, in virtù di contratti di lavoro a tempo indeterminato. Quindi sostanzialmente questo è il quadro che delinea la durata massima dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Una delle novità importanti a cui faceva riferimento prima il collega Fasano riguarda il comma 6. Il comma 6 è stato modificato dal decreto 113 del 2018 andando a eliminare il riferimento agli obblighi da parte dell'Italia in merito agli aspetti costituzionali e quelli degli accordi internazionali, soprattutto per quanto riguardava la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Quindi l'eliminazione di questo riferimento, con le conseguenze che conosciamo, appunto, che si sono prodotte negli anni successivi, ha fatto sì che con il decreto 130-2020, quindi il cosiddetto decreto Lamorgese, si sia in parte ripristinata la situazione antecedente, anche se, come vedete, appunto non si fa più riferimento ai gravi motivi di carattere umanitario, ma quantomeno è stata ripristinata la cosiddetta clausola di salvaguardia che fa riferimento agli obblighi costituzionali e a quelli internazionali. Si è deciso di mantenere appunto la dicitura del permesso di soggiorno per protezione speciale, quindi senza
senza ritornare alla dicitura dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, però in realtà si è prolungato da 1 a 2 anni la durata di questo permesso di soggiorno, si è ampliata, come vedremo successivamente, la casistica di coloro che appunto possono accedere a questa forma di protezione, e non da ultimo, e non, come, cioè, non meno importante, oggi c'è la possibilità appunto di convertire questo permesso di soggiorno in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Venendo ad una seconda di queste novità introdotte dal decreto legislativo, dal decreto legge 130/2020, come dicevo prima, c'è la possibilità per tutta una serie di permessi di soggiorno che prima non erano convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, oggi appunto a seguito del decreto 130/2020 è possibile convertire i permessi di soggiorno che vedete evidenziati in rosso in permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Il riferimento che si faceva prima rispetto anche alla possibilità di rafforzare e in qualche modo di mettere in sicurezza, lasciatemi passare il termine, il proprio percorso migratorio, è riferito al fatto che alcuni di questi permessi di soggiorno, e faccio ad esempio riferimento a permessi come cure mediche o permessi come quello rilasciato per assistenza a minori, ma anche per calamità o protezione sociale, o protezione speciale, scusate, sono permessi di natura precaria, o quantomeno il rilascio è subordinato a particolari procedure, come l'autorizzazione del Tribunale dei Minori, oppure come il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale. Questo fa sì che possa non infrequentemente arrivare anche il momento in cui questo permesso di soggiorno o non viene rinnovato, o viene perso, o viene revocato. Quindi sostanzialmente oggi, e poi lo vedremo magari in maniera più dettagliata il prossimo 25 di maggio, oggi la norma consente a tutte queste tipologie di permessi di soggiorno di essere convertiti in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Questo svincolando ovviamente il rilascio o rinnovo di questi permessi di soggiorno da appunto autorizzazioni o valutazioni di enti terzi. Quindi questo è un aspetto molto importante da tenere in massima considerazione, che riguarda appunto la novità introdotta dal decreto Lamorgese. Passando ora ad un altro comma dell'articolo 6, che è molto importante, riguarda appunto le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dei cittadini stranieri. Queste iscrizioni e queste variazioni anagrafiche sono effettuate nei confronti dei cittadini stranieri regolarmente soggiornati alle stesse condizioni per i quali appunto sono effettuate per i cittadini italiani. Quindi significa che un cittadino straniero, un cittadino italiano, di fronte appunto al regolamento anagrafico, hanno e godono dello stesso trattamento. Ci sono alcune circostanze che hanno creato delle difficoltà, in particolare appunto ai cittadini stranieri, ma anche agli stessi uffici anagrafe, e che poi via via sono andate trovando una soluzione. Una in particolare riguardava i richiedenti asilo, che come vedete il regolamento anagrafico 223 del 1989 prescrive che chi trasferisce la propria residenza dall'estero in Italia debba comprovare la propria identità esibendo un passaporto o un altro documento equivalente. Ora, come dicevo appunto, spesso per i richiedenti asilo, ma anche per i titolari di protezione internazionale, non è affatto scontato, anzi normalmente non hanno un passaporto. Questo ha creato non poche problematiche appunto all'atto della richiesta dell'iscrizione anagrafica. Su questa materia è intervenuto nel 2006 il Ministero dell'Interno, andando proprio a rispondere ad un quesito specifico che riguardava i rifugiati politici e i richiedenti asilo, e sostanzialmente il Ministero dell'Interno risponde dicendo che la mancanza di un passaporto non può pregiudicare per questi cittadini il diritto all'iscrizione anagrafica, e quindi, essendo appunto nelle loro condizioni spesso sprovvisti di questi documenti, si ritiene che si possa procedere all'iscrizione anagrafica facendo riferimento al permesso di soggiorno, in quanto appunto ai sensi del DPR 445/2000 è un documento di riconoscimento a tutti gli effetti, in quanto appunto munito di fotografia e rilasciato da una pubblica amministrazione. Quindi la risposta a questo quesito ha sostanzialmente fatto chiarezza su questo aspetto appunto per quanto riguarda l'esibizione del passaporto.
Un altro aspetto importante da tenere in considerazione quando si parla di iscrizione anagrafica è quanto previsto dall'articolo 7,3, e cioè che tutti gli stranieri, appunto, che vengono iscritti all'anagrafe devono, ogni qualvolta il loro permesso di soggiorno scade e vadano al rinnovo, rinnovare la propria dichiarazione di dimora abituale presso l'ufficio dell'anagrafe. Significa che durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno devono recarsi all'ufficio anagrafe per sostanzialmente confermare la loro dimora abituale, perché la norma prevede che, appunto, trascorsi 6 mesi senza che questa dichiarazione venga resa, l'anagrafe possa procedere alla cancellazione anagrafica del cittadino a cui è scaduto il permesso di soggiorno. Quindi anche questa è un'altra precisazione da tenere importanti, perché poi la perdita della residenza può portare con sé conseguenze sia sul piano del soggiorno che sul piano del godimento della fruizione di specifici diritti, compreso appunto quello che riguarda la richiesta, la possibilità di fare richiesta di cittadinanza. Come dicevo, appunto, negli ultimi anni ci sono state portate diverse modifiche da un punto di vista normativa che hanno fatto fare alcuni passi avanti ed altri indietro sulla questione della residenza dei richiedenti asilo. Infatti il decreto legge 113/2018 aveva stabilito che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non costituiva più titolo ai fini dell'iscrizione anagrafica. Questo ha sostanzialmente impedito per lungo tempo a molti comuni di procedere all'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo. E sulla questione sono intervenuti poi negli ultimi 2 anni numerose sentenze di tribunale, fino alla pronuncia della Corte Costituzionale, che con la sentenza 186 del 2020 ha definitivamente dichiarato incostituzionale questo passaggio normativo, perché appunto creava una sottocategoria all'interno dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti destinatari di un trattamento diverso, in qualche modo discriminatorio. Quindi il decreto 130 del 2020 ha ripristinato sostanzialmente la situazione antecedente, consentendo nuovamente l'iscrizione dei richiedenti asilo all'anagrafe della popolazione residente. Proseguendo con il testo unico, prima anche questa è una precisazione molto importante da fare, e riguarda tutti quei cittadini stranieri che possono essere iscritti all'anagrafe anche quando il loro permesso di soggiorno non sia ancora stato rilasciato. Ci sono alcune specifiche casistiche che vengono appunto disciplinate dalla norma e per i quali appunto è prevista la possibilità di fare l'iscrizione anagrafica anche prima che il permesso di soggiorno, che il primo permesso di soggiorno venga rilasciato. In particolare ci si riferisce a tutte quelle persone che hanno fatto ingresso in Italia con nulla osta al lavoro o nulla osta al ricongiungimento familiare, e quindi in queste due circostanze appunto è possibile iscriversi all'anagrafe e ottenere appunto certificazione e carta d'identità anche nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, così come è possibile l'iscrizione all'anagrafe del cittadino non comunitario che segue in Italia un cittadino appartenente dell'Unione Europea. Anche in questo caso si può procedere all'iscrizione anagrafica prima che la carta di soggiorno come familiare di cittadino dell'Unione venga rilasciata. Un quarto caso riguarda appunto i richiedenti asilo, come abbiamo detto, e una ultima ipotesi riguarda tutti quei cittadini stranieri che fanno ingresso in Italia per avviare la procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana, quindi tutte quante quelle persone che sono discendenti di cittadini italiani e che possono fare ingresso in Italia appunto per avviare la procedura di riacquisizione della cittadinanza. In questo caso, prima della legge 68/2007 che aveva abolito i permessi di breve durata, questi cittadini venivano iscritti prevalentemente all'anagrafe con il permesso di soggiorno per motivi di turismo. Oggi, grazie appunto alla circolare 32 del 2007, è possibile procedere all'iscrizione anagrafica dei cittadini appunto summenzionati semplicemente con la dichiarazione di presenza che viene resa all'atto dell'ingresso in Italia nei successivi 8 giorni. Quindi queste sono casistiche specifiche definite tassativamente dalla norma per le quali si può procedere con l'iscrizione anagrafica anche in assenza del rilascio del primo permesso di soggiorno. Tornando al testo unico immigrazione, l'articolo 9 disciplina e regolamenta il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE-UE. Sostanzialmente i requisiti vengono appunto elencati dall'articolo 9 e tra questi principali appunto sono un soggiorno regolare in Italia da almeno 5 anni, avere la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale annuo,
occorre superare un test di lingua italiana che certifichi la competenza almeno di livello A2 e, insomma, riuniti questi requisiti si può fare domanda al questore per il rilascio di questo specifico permesso di soggiorno, che è un permesso di soggiorno che conferisce al cittadino straniero uno status di lungo soggiornante e, come si diceva prima, è uno status che è pressoché irrevocabile o comunque viene revocato solo a fronte di un preciso elenco di circostanze che sono poi elencate nei successivi commi dell'articolo 9. Quando il cittadino straniero chiede questo tipo particolare di permesso di soggiorno anche per i familiari a carico, è necessario che dimostri appunto il possesso di un reddito adeguato alla composizione del nucleo familiare e altresì di un alloggio idoneo che risponda appunto ai parametri minimi previsti dalla normativa sull'edilizia residenziale pubblica. In queste circostanze appunto si può fare richiesta anche per i familiari a carico. Come dicevo prima, appunto, occorre appunto superare anche il test di lingua italiana, ma c'è un trattamento che viene riservato ai titolari di protezione internazionale, un trattamento di miglior favore, che sostanzialmente consente loro di acquisire il permesso per lungo soggiornanti, essendo esentati appunto dal sostenere il test di lingua italiana e anche la documentazione relativamente all'idoneità dell'alloggio. Quindi questi due requisiti che vengono richiesti normalmente, la richiesta appunto proveniente dalla circolare di protezione internazionale, vengono omessi, quindi non è indispensabile riunire anche questi requisiti. Possono fare richiesta appunto di permesso per lungo soggiornante i soggiornanti ad altro titolo, esclusi appunto quelli che soggiornano per motivi di studio, per motivi di protezione temporanea o che sono appunto richiedenti asilo. Inoltre appunto il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato a tutte quelle persone che sono appunto giudicate pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza. Quindi in queste circostanze non può essere fatta richiesta del permesso per lungo soggiornante UE. Come dicevamo prima, il permesso di soggiorno viene revocato solo ed esclusivamente in queste circostanze, quindi risulterebbe illegittimo, ad esempio, revocare il permesso di soggiorno per lungo soggiornante se una persona ha perso il reddito o vive in una casa che non è più idonea rispetto ai parametri richiesti per il rilascio. Quindi il permesso di soggiorno può essere revocato quando è stato acquisito fraudolentemente, quando il cittadino straniero venga espulso, quando il cittadino straniero diventi un problema per l'ordine pubblico e la sicurezza, o ancora se il cittadino straniero si assenta per un periodo superiore a 12 mesi dal territorio dell'Unione Europea. Infine, se un altro paese dell'Unione Europea conferisce il medesimo status al cittadino straniero, lo Stato che aveva rilasciato per primo il permesso per lungo soggiornante lo può revocare. Quindi questi sono tassativamente i motivi che possono portare alla revoca del permesso per lungo soggiornante. Gli articoli dal 10 al 17 sono articoli che riguardano in maniera particolare il respingimento e l'espulsione dei cittadini stranieri non in regola con il permesso di soggiorno. Quindi sono aspetti che sostanzialmente riguardano meno l'attività di un operatore sociale. Ciononostante, però, l'articolo 10 mi premeva in qualche modo sottolinearlo, perché sostanzialmente tutto quello che ci siamo detti finora rispetto all'ingresso e al soggiorno in Italia dei cittadini stranieri, quindi alla necessità di avere un passaporto e, quando richiesto, anche di un visto, non si applica in tutti quei casi appunto che disciplinano l'asilo politico. Quindi tanto per i richiedenti asilo quanto per i titolari di protezione non trova applicazione quanto abbiamo detto finora rispetto all'ingresso regolare sul territorio nazionale. Proseguendo, arriviamo ad un articolo di grande importanza, che è l'articolo 18. Questo è un articolo fondamentale perché sostanzialmente consente ai cittadini stranieri che sono vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, consente appunto loro di sottrarsi a questa situazione e nello stesso tempo di fare richiesta di un permesso di soggiorno che possa eventualmente regolarizzare la loro presenza in Italia e contestualmente appunto attraverso questo percorso aderire a programmi specifici di assistenza e di integrazione sociale. Quindi quando nel corso appunto di operazioni di polizia o quando nel corso
di operazioni, di interventi da parte degli assistenti sociali e degli enti locali si dovessero ravvisare queste situazioni di grave sfruttamento o di violenza e sostanzialmente la persona in questione nel tentativo di sottrarsi a questi condizionamenti rischiasse la propria incolumità, è possibile fare richiesta di specifico permesso di soggiorno alla questura, la quale appunto o su proposta della Procura della Repubblica o comunque sentito e ottenuto il parere favorevole di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno appunto che reca la dicitura di permesso di soggiorno per casi speciali. Come dicevo, questo programma, questo permesso di soggiorno dà la possibilità di accedere a specifici programmi di integrazione sociale che garantiscono appunto adeguate condizioni di vitto, di alloggio, di assistenza sanitaria, ma anche tutte quelle attività che sono poi propedeutiche all'acquisizione e alla riacquisizione della indipendenza e dell'autonomia. Questo permesso, come dicevo, è uno dei permessi di casi speciali, ha una validità di 6 mesi, può essere rinnovato fino a 1 anno e sostanzialmente di questo permesso è anche consentita la conversione in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Anche in quest'ottica, appunto, con l'idea e con l'ambizione di trasformare il proprio soggiorno in qualcosa di sempre più stabile, duraturo e di garantito. Un'altra previsione importante dell'articolo 18 è il comma 6, che sostanzialmente stabilisce la possibilità per quanti abbiano scontato periodi di detenzione per reati commessi durante la minore età, di ottenere un permesso di soggiorno nel momento in cui appunto hanno terminato il loro periodo di detenzione e hanno comunque partecipato proficuamente ad un programma di assistenza e integrazione. Quindi anche in questi casi, se il reato è stato commesso appunto durante la minore età e se c'è stato questo percorso poi che ha portato a un pieno reinserimento sociale del detenuto, è possibile fare richiesta anche in questo caso di un permesso di soggiorno per casi speciali. L'articolo 18 bis sostanzialmente prevede lo stesso tipo di possibilità per quelle persone che sono vittime di violenza domestica. Anche in questo caso, appunto, se nell'ambito appunto dell'attività della polizia o dei servizi sociali o dei centri antiviolenza, appunto, emergano situazioni di violenza domestica, è possibile garantire e tutelare la vittima di questo tipo di situazione avviando un percorso che possa portare anche alla richiesta di un permesso di soggiorno specifico, anche in questo caso di un permesso di soggiorno per casi speciali. Questo permesso di soggiorno in questo caso ha una validità di 1 anno e comunque consente l'accesso sia ai servizi assistenziali che al lavoro, che allo studio, e anche in questo caso appunto alla scadenza è possibile chiedere la conversione in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro del permesso ottenuto inizialmente per casi speciali. Anche in questo caso, appunto, andando a consolidare e rafforzare il percorso migratorio. Passando all'articolo 19, questo articolo sostanzialmente elenca in maniera tassativa e completa quali sono le circostanze, i casi e le situazioni in cui è vietato procedere all'allontanamento, all'espulsione, al respingimento del cittadino straniero. Innanzitutto, il comma 1 e il comma 1.1 stabiliscono che qualora vi sia il fondato rischio di ritenere, il fondato timore di ritenere che la persona una volta rientrata nel paese di origine rischi di essere sottoposta a persecuzione o a trattamenti disumani e degradanti per i motivi appunto elencati ai commi 1.1, appunto in queste circostanze si fa divieto di espulsione e di respingimento e quindi non è possibile allontanare il cittadino straniero se rientrando nello stato di origine, nello stato di provenienza, rischia questo tipo di trattamento. All'interno del comma 1.1 è stato anche inserito, da ultimo dal decreto Lamorgese, la previsione secondo la quale non è possibile procedere all'allontanamento, al respingimento di tutte quelle persone che, appunto, se fossero allontanate, vedrebbero violato il loro diritto alla vita privata e alla vita familiare. Questo, anche questo, secondo me, insieme alle altre, agli altri aspetti che abbiamo visto di novità e che approfondiremo la prossima settimana, è un elemento molto importante perché sostanzialmente c'è la possibilità di fare valere, okay, a fronte di una situazione eventualmente di irregolarità rispetto al soggiorno, alcuni diritti che sono quelli appunto del rispetto della vita privata e familiare
e in un contesto di generale valutazione del percorso di inserimento sociale del cittadino straniero in Italia. Quindi tutti questi elementi possono essere valutati e se in qualche modo evidenziati in maniera corretta, in maniera documentata, possono portare appunto la persona a riottenere una forma di regolarità attraverso il permesso di soggiorno per protezione speciale. Infatti, sia in questo caso che nei casi appunto di cui si parlava prima, di commi 1 e 1.1, quindi quando è impossibile allontanare o espellere il cittadino straniero e ci troviamo nell'ambito di una richiesta di protezione, la Commissione, qualora non ravvisi gli estremi per concedere la protezione internazionale, può inviare gli atti al questore per chiedere uno specifico permesso di soggiorno per protezione speciale. Su questa questione c'è un dibattito ancora aperto, ci sono molti documenti che confermano ed altri che non confermano questa possibilità del doppio binario anche rispetto alla richiesta diretta al questore di un permesso per protezione speciale. Questo darebbe la possibilità appunto al richiedente di fare valere il proprio diritto ad ottenere questa forma di protezione bypassando la procedura della richiesta di protezione internazionale. La Commissione territoriale mantiene ovviamente anche in questo caso il diritto ad esprimere un parere rispetto a questa forma di protezione, però sostanzialmente il cittadino straniero che dovesse fare richiesta direttamente al questore evita tutta la procedura che riguarda la richiesta di protezione internazionale. Proseguendo con l'articolo 19, il comma 2 elenca altre fattispecie di situazioni, altri soggiornanti, altri cittadini stranieri per il quale è sostanzialmente vietato l'allontanamento e l'espulsione. Parliamo in particolar modo dei minori stranieri, appunto, quindi coloro che hanno meno di 18 anni. Parliamo dei possessori di carta di soggiorno, salvo quanto abbiamo previsto prima, quando abbiamo visto prima l'articolo 9. Parliamo alla lettera C degli stranieri che sono conviventi con cittadini italiani familiari entro il secondo grado. Parliamo ancora delle donne in stato di gravidanza o nei 6 mesi successivi alla nascita del figlio. Ed infine, anche questo è stato introdotto recentemente, quelle persone che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie. Anche per queste persone è prevista la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per cure mediche. Anche in questo caso esiste la possibilità di avvalersi di un doppio binario che da un lato è quello della richiesta diretta alla questura, dall'altro appunto sempre le modifiche introdotte dal decreto legge 130/2020 che ha modificato l'articolo 32,3 della legge 25/2008 concedendo alla Commissione territoriale la possibilità di valutare nel caso in cui appunto non ricorrono le condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale, l'opportunità di inviare al questore la documentazione che possa consentire il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche qualora appunto si ravvisino gli estremi dal punto di vista della salute. Quindi anche in questi casi non è possibile procedere con l'allontanamento e l'espulsione del cittadino straniero e appunto viene regolarizzata la posizione sul territorio nazionale. L'articolo 20 poi regolamenta tutte quelle che sono quelle misure di protezione temporanea che vengono adottate in caso di, appunto, come dice il comma 1, rilevante esigenza umanitaria o di disastri naturali. Chiedo scusa, ma sento dei rumori un po' fastidiosi. E in questo caso, appunto, può essere rilasciato un permesso di protezione ai sensi di questo articolo ed è sostanzialmente la previsione normativa che ha regolamentato l'ingresso e il soggiorno in Italia durante il periodo dell'emergenza Nord Africa, quindi con il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. L'articolo 20 bis invece regolamenta in maniera specifica la situazione per cui il cittadino straniero che proviene da un paese colpito da una grave calamità si troverebbe a dover affrontare condizioni di disagio e di insicurezza appunto facendo rientro nel proprio paese. Quando appunto si dovessero verificare queste specifiche circostanze è possibile
rilasciare un permesso di soggiorno per calamità, che consente appunto di soggiornare per un periodo di 6 mesi ed è rinnovabile fino a quando permangono quelle condizioni di gravi calamità previste dal comma 1. E qui torno a quel discorso che ho fatto inizialmente sulla precarietà, diciamo, di certe forme di soggiorno, nel senso che un cittadino che soggiorna a questo titolo sostanzialmente è legato al fatto che nel proprio paese permangano quelle condizioni che hanno permesso il rilascio del permesso di soggiorno. Quando quindi quelle condizioni dovessero mutare, il permesso di soggiorno potrebbe essere revocato o non più rinnovato. Quindi anche in questi casi potersi mettere a riparo attraverso la conversione del permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro può appunto rafforzare e stabilizzare il percorso migratorio del cittadino straniero sul nostro territorio. Passando poi agli articoli che vanno dal 21 al 27, si arriva a quella che è la disciplina del lavoro. Sempre nell'ambito del decreto di cui abbiamo parlato prima, quello emanato ai sensi dell'articolo 3,4, vengono fissate appunto annualmente il numero, le quote massime di lavoratori ammesse in Italia per motivi di lavoro subordinato, stagionale e autonomo. Quindi i decreti che vengono emanati, anche se da un po' di anni che questi decreti non ne vengono emanati, se non per il permesso, se non per il lavoro stagionale e alcune quote per il lavoro autonomo, questi decreti devono tenere conto ovviamente dell'andamento dell'occupazione e soprattutto dell'andamento dell'occupazione dei cittadini stranieri. Nell'ambito appunto di questo decreto flussi, il datore di lavoro che fosse interessato all'assunzione di un lavoratore straniero deve inviare specifica richiesta allo sportello unico per l'immigrazione, che è un ufficio che si trova presso ciascuna prefettura e che è sostanzialmente responsabile dell'intero procedimento che riguarda l'ingresso in Italia per motivi di lavoro, ma anche per il ricongiungimento familiare. Quindi, una volta che il datore di lavoro telematicamente invii questa richiesta, che deve contenere appunto la richiesta nominativa, ma anche documentazione idonea rispetto alla sistemazione alloggiativa, deve contenere altresì una proposta di contratto di soggiorno, e appunto fa questa richiesta inviandola allo sportello unico immigrazione, la quale valuta i requisiti del datore di lavoro, richiede anche il parere alla questura in merito alla pericolosità o meno del cittadino straniero che si invita in Italia a lavorare e in caso di esito positivo di tutte queste valutazioni rilascia un documento che si chiama nulla osta e che è il documento che autorizza sostanzialmente il cittadino straniero a fare richiesta di visto per motivi di lavoro e quindi fare ingresso regolare sul territorio nazionale e successivamente appunto fare richiesta di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. L'articolo 22 al comma 12 quater prevede che per situazioni di particolare sfruttamento lavorativo il questore possa rilasciare al cittadino straniero che fosse sprovvisto un permesso di soggiorno appunto qualora il cittadino straniero vittima di sfruttamento collabori appunto nelle indagini penali a carico del datore di lavoro. Questo permesso di soggiorno è un permesso di soggiorno, anche in questo caso per casi speciali, ha una durata di 6 mesi, può essere rinnovabile ovviamente, può essere anche questo convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Anche questa previsione è una previsione molto importante, molto tutelante da un punto di vista del diritto, infatti consente a persone o sprovviste di permesso di soggiorno o comunque sottoposte a particolari situazioni di sfruttamento lavorativo di uscire da questa situazione, di regolarizzarsi eventualmente anche in questo caso di aderire a specifici programmi fino addirittura ad entrare in accoglienza nel SAI. Per quanto riguarda gli ingressi per lavoro previsti appunto dagli articoli successivi, noto semplicemente che l'articolo 24 regolamenta l'ingresso e il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri autorizzati per lavoro stagionale. Una cosa da tenere presente è che questa autorizzazione è valida per un massimo di 9 mesi. Però, appunto, c'è la facoltà per il cittadino straniero che ha fatto ingresso in Italia con un'autorizzazione per lavoro stagionale e che ha svolto per 3 mesi almeno un'attività lavorativa per il quale è stato appunto chiamato in Italia, c'è la possibilità per questa persona di chiedere la conversione di un permesso di soggiorno per lavoro appunto stagionale, quindi dalla durata limitata e dalla
limitata possibilità di soggiornare in Italia in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Questo tipo di conversione va fatta sempre all'interno di quelle quote stabilite per decreto ai sensi dell'articolo 3,4. Anche il contingente dei lavoratori ammessi in Italia per lavoro autonomo fa sempre riferimento alle quote di ingresso previste dal decreto. Un'eccezione rispetto a questo meccanismo è rappresentata da tutti quei lavoratori che possono fare ingressi in Italia ai sensi dell'articolo 27. Sono proprio ingressi per lavoro in casi particolari, sono lavoratori particolarmente qualificati, tendenzialmente, quindi parliamo di dirigente, traduttori, professori universitari, ma anche persone che lavorano nello spettacolo, nello sport. Quindi in tutti questi casi si prescinde dalla disponibilità di quote e si può fare richiesta di ingresso in qualsiasi momento, appunto, prescindendo dal fatto che ci siano o meno delle quote disponibili rispetto all'ingresso per lavoro. Chiusa la parentesi sul lavoro, passiamo appunto all'articolo 28 e successivi, che riguarda il diritto a riacquisire o ad acquisire l'unità familiare. In particolare, appunto, è consentito, ai sensi dell'articolo 28, a tutti i cittadini stranieri che soggiornano in Italia per lavoro subordinato, autonomo, per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari, chiedere ed ottenere il ricongiungimento familiare. Il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, è previsto per il coniuge, è previsto per i figli minori, è previsto anche per i figli maggiorenni, qualora appunto per ragioni oggettive legate a problemi di salute non siano in grado di provvedere alle loro indispensabili esigenze di vita. È prevista la possibilità di fare il ricongiungimento per i genitori a carico, qualora però nel paese di origine non abbiano più altri figli, o nel caso di genitori oltre 65 anni, quando gli altri figli presenti sul territorio non possano provvedere al loro sostentamento per motivi di salute. Quindi i familiari per i quali può essere chiesto il ricongiungimento sono quelli appunto elencati al comma 1 dell'articolo 29. Anche in questo caso il richiedente il ricongiungimento familiare ti invierà sempre allo sportello unico per l'immigrazione, sempre in modalità telematica, la richiesta di nulla osta, deve sostanzialmente riunire alcuni requisiti. Sono appunto quelli di un alloggio conforme rispetto ovviamente ai parametri igienico-sanitari, ma anche rispetto ovviamente alla ampiezza del nucleo familiare che intende coinvolgere. Anche il reddito minimo annuo è proporzionato e proporzionale alle persone che dovrà ricongiungere. E quando appunto ricongiungerà un genitore oltre 65enne deve sottoscrivere l'impegno a stipulare una assicurazione sanitaria o a iscrivere volontariamente al servizio sanitario i propri genitori non appena facciano ingresso nel territorio nazionale. Quindi questi sono i requisiti che sostanzialmente deve dimostrare il cittadino straniero per poter chiedere e ottenere il nulla osta. Il nulla osta viene appunto sempre rilasciato dallo sportello unico per l'immigrazione entro i 90 giorni successivi alla richiesta, ha una validità di 6 mesi il nulla osta di ricongiungimento familiare, e questo è il lasso di tempo che il cittadino straniero, invece che ancora nel paese di origine, ha a disposizione per chiedere ed ottenere un appuntamento presso la nostra rappresentanza diplomatica e ottenere un visto di ingresso per ricongiungimento familiare previsto dall'articolo 29. Ci sono alcune categorie di cittadini stranieri che non possono fare richiesta del permesso di soggiorno per motivi di fare richiesta per di ricongiungimento familiare, scusate, e sono le persone che soggiornano in qualità di richiedenti asilo o tutti i soggiornanti che soggiornano in virtù di misure di protezione temporanea. Quindi mi riferisco appunto alle protezioni previste dagli articoli 20 e 20 bis. In questo caso appunto è vietata la possibilità di fare il ricongiungimento familiare. Anche nel caso del ricongiungimento familiare, così come abbiamo visto nel caso del rilascio del permesso per lungo soggiornante, il cittadino straniero titolare di protezione internazionale gode di un trattamento di miglior favore. Infatti, i cittadini titolari di protezione internazionale non devono riunire quei requisiti che sono previsti per gli altri all'articolo 29,3. Quindi per il cittadino straniero titolare di protezione internazionale è sufficiente appunto dimostrare in qualche modo il possesso, il titolo di un alloggio, e si può procedere alla richiesta anche
se non ci sono, se non si riuniscono i requisiti di reddito e di, diciamo, ampiezza e di idoneità rispetto all'alloggio in cui si vive. Questo è un trattamento che viene riservato a tutti i titolari, appunto, di protezione internazionale. L'articolo 30 disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia. Sostanzialmente alcune di queste circostanze le abbiamo già viste, in particolare per quanto riguarda la lettera A. Quindi il permesso per famiglia viene rilasciato a tutti quei cittadini stranieri che fanno ingresso in Italia con visto per il ricongiungimento familiare. Però le lettere B e C regolamentano un'altra fattispecie che porta sostanzialmente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia. E riguarda tutte quelle persone che raggiungono in Italia un familiare che ha i requisiti per poter chiedere il ricongiungimento familiare. Mi spiego meglio. Quando prima si parlava dell'ingresso per periodi brevi, si faceva riferimento anche al fatto che se si vuole fare ingresso in Italia e poter soggiornare per un periodo superiore a 90 giorni, è necessario avere un visto, e questo visto appunto ci autorizza a fare la richiesta di un permesso di soggiorno. Nel caso in cui invece io comunque entro in Italia anche per un periodo breve, ma in Italia sia presente un familiare tra quelli appunto previsti dall'articolo 29 che riunisca i requisiti per il ricongiungimento familiare, bene, io posso trasformare in qualche modo quella mia precedente autorizzazione all'ingresso in Italia, seppur breve, come potrebbe essere il turismo, quindi io posso tramutare quell'autorizzazione in un permesso di soggiorno per motivi di famiglia. E questa è una richiesta che posso fare direttamente alla questura, anche in questo caso bypassando la tempistica e la procedura che coinvolge lo sportello unico di immigrazione della prefettura. Quindi anche in questi casi è possibile quindi trasformare, convertire un titolo di soggiorno precedentemente posseduto in un permesso di soggiorno per motivi di famiglia. Un'altra circostanza che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia è quella che riguarda il genitore straniero, anche naturale, appunto del minore italiano. In questo caso, anche in questo caso, è importante sottolineare la distinzione, la differenza che corre tra questo caso e quello regolamentato dall'articolo 19. Abbiamo che il cittadino straniero genitore di un minore italiano ha diritto ad un permesso di soggiorno per motivi di famiglia a prescindere che sussista la convivenza o meno. Viceversa, l'articolo 19 prevede che il cittadino straniero conviva con il cittadino straniero familiare del secondo grado. Quindi questo per dire che se si è genitori di un minore italiano si può ottenere un permesso di soggiorno anche se non si convive con il minore. Questo ovviamente per tutelare il minore stesso. Viceversa, se si è fratelli, ad esempio, di un cittadino italiano, è necessario che con questo si conviva appunto per poter ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia. Proseguendo quindi, il permesso di soggiorno consente appunto anche l'attività lavorativa, così come l'iscrizione ai corsi di studio, i servizi assistenziali, e ha la durata, appunto, che ha la durata del permesso di soggiorno di chi ha fatto la richiesta per il ricongiungimento. Comunque non può essere questa durata superiore ai 2 anni. Per quanto riguarda invece le disposizioni a favore dei minori, l'articolo 31 stabilisce che il minore, convivente appunto con i genitori, segue la condizione giuridica più favorevole di questi ultimi. Quindi viene rilasciato a tutti i minori, sia che siano insieme al nucleo familiare, sia che siano affidati, un permesso di soggiorno che consente un soggiorno regolare fino ai 18 anni di età. Dopodiché la situazione si differenzia un attimo tra quelli che sono i cittadini divenuti maggiorenni che vivono ancora con il nucleo familiare di origine e quelli che invece erano soggiornanti in seguito a un provvedimento di affidamento. Per i primi, una circolare del 28 marzo 2008 consente la possibilità di proseguire anche con un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, quando ancora, diciamo, il futuro, sia in termini di lavoro che in termini di studio, non risulti così delineato, così nitido. Viceversa, chi ha soggiornato in regime di affidamento o di tutela al compimento della maggiore età può fare richiesta di un permesso di soggiorno per motivi di studio, per motivi di attesa occupazione o per motivi di lavoro, sia subordinato che autonomo. Faccio un passo indietro all'articolo 1 perché il comma 3 è, diciamo, quell'articolo che regolamenta il rilascio del permesso di soggiorno che abbiamo visto prima oggi essere convertibile in un permesso di lavoro, che è il permesso per assistenza minore. Quindi quando per tutelare
il minore e soprattutto il suo sviluppo psicofisico, il giudice ravvisi la necessità appunto del suo soggiorno in Italia, può, oltre ad autorizzare il minore, che ovviamente è inespellibile, autorizzare anche all'ingresso o al soggiorno in Italia dei genitori, ai quali appunto viene concesso un permesso di soggiorno per assistenza minori. Però, vedete, il comma 3 specifica che viene concesso per un periodo determinato di tempo. Questo significa che sostanzialmente quando quel tempo è terminato, è scaduto, o si fa una nuova richiesta, ma questo richiede molto tempo, oppure il rischio è quello di perdere il permesso di soggiorno, magari dopo un certo numero di anni. Quindi è fondamentale che il titolare del permesso di soggiorno per assistenza minori, appena può, appena le condizioni, appena riunisce i requisiti, faccia richiesta di conversione. Mi manca poco, sto terminando, quindi chiederei a Benedetta, se non è un problema, di poter andare avanti altri 5-10 minuti. Assolutamente sì. E passando appunto, sì, l'articolo 32 l'abbiamo visto, che sostanzialmente regolamenta la prosecuzione del soggiorno in Italia dei cittadini arrivati da minore età che appunto compiono 18 anni. In questo caso appunto esiste anche il comitato dei minori previsti dall'articolo 33, che è sostanzialmente un comitato che si esprime sulla bontà del percorso fatto dal minore in Italia dal momento del suo ingresso fino alla richiesta di prosecuzione del soggiorno, che è però sostanzialmente un istituto che è andato, dal mio punto di vista, via via in qualche modo depotenziandosi, nel senso che da prima è stato stabilito che il parere non sia vincolante e da ultimo, appunto col decreto Lamorgese, è stato stabilito che si applica alla richiesta di parere del comitato appunto l'articolo 7 della norma sul procedimento amministrativo, la 241 del 90, che prevede sostanzialmente il silenzio assenso, quindi quando trascorrono appunto 30 giorni dalla richiesta di parere, si dà per acquisito un parere favorevole. E comunque in tutti i casi la norma stabilisce che anche un parere che non sia favorevole non può automaticamente costituire un meccanismo automatico, appunto un automatismo nel rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Per quanto riguarda invece, e qui concludo, le disposizioni in materia sanitaria, abbiamo gli articoli 34, 35 e 36. L'articolo 34 sostanzialmente stabilisce che tutti i cittadini stranieri che siano regolarmente soggiornanti ed abbiano in corso un'attività regolare di lavoro siano iscritti appunto obbligatoriamente al servizio sanitario. Così come debbono essere iscritti obbligatoriamente al servizio sanitario nazionale e regionale tutti quei soggiornanti che soggiornano in Italia per motivi di lavoro, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria e per tutti quei permessi che vedete elencati alla lettera B dell'articolo 34. Inclusi appunto negli aventi diritto all'iscrizione obbligatoria al servizio sanitario ci sono i minori stranieri non accompagnati e anche i familiari a carico dei regolarmente soggiornati, con i permessi di soggiorno descritti sopra. Chi non rientra all'interno di queste categorie è tenuto ad iscriversi volontariamente oppure ad assicurarsi presso un istituto privato di assicurazione contro i rischi di malattie ed infortuni. Quindi questo per quanto riguarda l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale. Poi ovviamente poi al limite faremo avere questo materiale, qui c'è un elenco dei permessi di soggiorno che consentono attività lavorative che quindi possono ricadere dentro appunto la casistica dell'iscrizione obbligatoria al servizio sanitario. Dicevo, gli studenti e gli stranieri collocati alla pari possono altresì, attraverso un versamento al servizio sanitario, procedere con l'iscrizione volontaria. Vengono garantite, ovviamente, viene garantita la tutela della salute anche ai cittadini stranieri che non sono regolarmente soggiornanti attraverso appunto l'emissione di una tessera sanitaria che reca il codice STP, cioè straniero temporaneamente presente. A tutte queste persone comunque sono garantite, come vedete nell'elenco, la tutela appunto della gravidanza, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale e la profilassi e la cura e la diagnosi delle malattie infettive. Quindi vengono garantite appunto nei presidi pubblici ospedaliere le cure urgenti o comunque essenziali. Poi vedremo, concludendo,
che c'è una circolare del 2000 che definisce che cosa si debba intendere per cure urgenti o per cure comunque essenziali. Passando all'articolo 36, appunto, questo è l'articolo che regolamenta l'ingresso e il soggiorno in Italia per motivi di cure mediche. Sostanzialmente il cittadino straniero che intenda avvalersi di cure in Italia fa specifica richiesta alla nostra ambasciata di visto per cure mediche, appunto. All'atto della richiesta dovrà esibire alla nostra rappresentanza diplomatica idonea documentazione che sostanzialmente deve provenire dalla struttura sanitaria che prenderà in carico il cittadino richiedente il visto in merito al trattamento, alla terapia che dovrà seguire in Italia e verosimilmente anche la durata che questo trattamento comporterà. Dovrà versare a titolo di cauzione una somma che poi verrà utilizzata per il pagamento delle cure. Infatti chi fa ingresso ai sensi dell'articolo 36 non ha diritto all'iscrizione al servizio sanitario, né obbligatoriamente né volontariamente. Quindi le cure che verrà a ricevere sono sostanzialmente cure che dovrà pagare e che dovrà sostenere appunto autonomamente. Anche se appunto su questo credo che in futuro occorrerà fare chiarezza, con il decreto Lamorgese è consentito ai soggiornanti a questo titolo svolgere attività lavorativa. A questo punto però sarebbero regolarmente soggiornanti, sarebbero regolarmente impiegati, quindi forse dovrebbero ricadere dentro appunto l'articolo 34 nella prima casistica, cioè di tutti quelli che soggiornano a titolo diversi rispetto alla lettera B, ma che comunque svolgono attività lavorativa. Però su questo ancora non mi risulta sia stata fatta chiarezza, ci siano circolari in merito. Quindi sostanzialmente rispetto alla questione sanitaria, la situazione è questa, ci sono altri documenti che dal mio punto di vista è importante tenere in stretta considerazione, mi riferisco in particolare alla circolare numero 5 del 24 marzo 2000, che tra le altre cose sottolinea innanzitutto che l'iscrizione alla ASL ha un valore meramente ricognitivo del diritto e quindi non costitutivo, quindi sostanzialmente il diritto all'assistenza sanitaria nasce con il rilascio di un permesso di soggiorno che ne dà titolo, quindi non dal momento in cui io mi iscrivo al servizio sanitario, ma nel momento in cui io chiedo e ottengo il permesso di soggiorno che mi è dato titolo. In secondo luogo, appunto, chiarisce quello che dicevamo prima, quelle che sono le cure urgenti e quelle che sono le cure essenziali. Per le urgenti, appunto, si intendono tutte quelle cure che non possono essere differite, perché altrimenti si metterebbe a rischio la vita o comunque si creerebbe un serio danno alla salute di questa persona. Per cure essenziali invece si intendono quelle cure che potrebbero essere oggi differibili, ma che se differite poi potrebbero nel medio termine causare problematiche rispetto alla salute o rischi addirittura per la vita. Quindi questa è la distinzione tra cure urgenti e cure essenziali, sostanzialmente, e ci viene in soccorso in questa distinzione questa circolare del 2000. Altri documenti importanti dal mio punto di vista che sono da tenere in considerazione sono la circolare del Ministero della Salute del 2009, che sostanzialmente stabilisce che i lavoratori titolari di permessi di soggiorno per assistenza minori, per ricerca scientifica o motivi religiosi, debbono essere iscritti obbligatoriamente al servizio sanitario regionale. Un altro documento molto importante e che fa sostanzialmente una ricognizione sull'applicazione della normativa in materia sanitaria a livello nazionale è l'accordo Stato-Regione del 2012. Da questo accordo sono scaturite alcune suggerimenti, no? Che molte regioni hanno in qualche modo recepito, in particolare la regione Emilia-Romagna, con due distinti documenti, uno del 2013 e uno del 2016, ha recepito le raccomandazioni riguardo all'assistenza pediatrica ai bambini di età fino a 14 anni nati all'interno di nuclei familiari in cui i genitori sono irregolari. Quindi i cittadini, i bambini che nascono in Emilia-Romagna da genitori non regolarmente soggiornanti hanno comunque diritto al pediatra e quindi a ricevere le cure mediche nel senso più ampio e completo del termine. Successivamente nel 2016 questo diritto alle cure mediche è stato esteso dai 14 ai 18 anni appunto con il diritto ad ottenere un medico di medicina di base sempre per quei ragazzi che sono nati
da cittadini stranieri non regolarmente soggiornanti, ammesso che appunto abbiano trascorso 14 anni senza mai potersi regolarizzare rispetto alla loro posizione sul soggiorno in Italia. Quindi questi sono altri documenti che consiglio di tenere in considerazione quando si parla di assistenza e quando si parla di sanità rispetto ai cittadini stranieri. Io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere stato sufficientemente interessante, interrompo la condivisione. Allora, io Andrea ho visto che in chat ci sono poche domande, in realtà sono quattro molto sintetiche. Se sei d'accordo proverei a guardare adesso tutti insieme, tanto prevedono una risposta secondo me molto, molto veloce, quindi anche se abbiamo sforato in 5 minuti dovremmo cavarcela. Poi se nel caso in cui ne arrivassero delle altre nel mentre, le archiviamo, le salviamo e ne diamo riscontro poi con la produzione di tutti i materiali del corso. Partirei con la prima, chiedono cosa fare in caso di diniego del visto. Allora, in caso di diniego del visto, fatta eccezione per i visti per ricongiungimento familiare e motivi di lavoro, la norma prevede addirittura che che l'ambasciata, la rappresentanza diplomatica, non sia nemmeno tenuta a motivare le ragioni del rigetto del visto. Quindi sostanzialmente è possibile fare ricorso al TAR oppure applicare nuovamente per una richiesta di visto. Però solamente i visti per lavoro e ricongiungimento familiare sono appunto la rappresentanza diplomatica è tenuta a motivare il rigetto. Negli altri casi non è tenuta a farlo e appunto quello che si può fare è presentare nuova istanza sostanzialmente. Ok. Andiamo avanti, chiedono in caso di persona ricoverata senza documenti di alcun genere, con problemi di salute tali da non poter decidere per se stesso ed inoltre non più idoneo, quale articolo si può applicare, se c'è quindi una soluzione da un punto di vista giuridico? Io in questo caso propenderei sempre per l'articolo 19,2 lettera D bis, dopodiché si dovrà vedere se e come questa persona sarà affiancata da un tutore o da qualcuno che, visto che mi pare di capire non sia più in grado di poter decidere. Sarà il tutore, in questo caso eventualmente, a fare richiesta alla questura del rilascio di questo tipo di permesso di soggiorno, che ricordo dà titolo all'iscrizione al servizio sanitario, quindi anche tutto il problema dell'assistenza e delle cure in qualche modo si risolve ottenendo questo permesso di soggiorno, perché dà titolo all'iscrizione obbligatoria al servizio sanitario e quindi ha una completa assistenza da un punto di vista sanitario. Per quanto riguarda invece la domanda successiva, quindi i requisiti per la protezione sussidiaria e la protezione speciale, allora sono due fattispecie di permessi di soggiorno molto diversi tra di loro. La prima fa riferimento a una delle due forme di protezione internazionale, quindi sostanzialmente è uno status che viene riconosciuto e continua ad essere sostanzialmente, c'è un certo automatismo nel rinnovo della protezione sussidiaria, a meno che appunto non subentrino motivi ostativi o di revoca di quella forma di protezione. Nel caso in cui invece il cittadino straniero sia titolare di protezione speciale, ogni qualvolta si vada al rinnovo, innanzitutto il primo permesso di soggiorno dura 5 anni e il secondo 2. Nel caso invece della protezione speciale, ogni qualvolta si vada al rinnovo, il rilascio del rinnovo del permesso di protezione speciale è subordinato al parere e al giudizio che ne dà la commissione territoriale. Quindi io, nel caso del titolare di protezione speciale, qualora ne ricorrano i requisiti, consiglio sempre di procedere con la conversione a motivi di lavoro. Questo dà titolo appunto di un permesso di soggiorno più stabile, dà la possibilità anche di fare il ricongiungimento familiare eventualmente, quindi direi che questa sostanzialmente è la differenza. Nel secondo caso appunto propenderei verso una conversione del permesso di soggiorno. Ok, ultima domanda. Il permesso di soggiorno per cure mediche, chiedono se può essere trasformata a permesso di soggiorno o protezione internazionale. Allora, ci sono due canali, come dicevamo, per l'ottenimento del permesso di soggiorno per cure mediche. Il permesso di soggiorno per cure mediche può essere concesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, quindi nell'ambito della propria competenza, se la Commissione
giudica che non vi siano i requisiti per poter riconoscere la protezione internazionale, ma che le condizioni di salute siano tali per chiedere al questore il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, ovviamente verrà rilasciato un permesso di cure mediche, ma c'è già stato un vaglio rispetto alla possibilità di chiedere la protezione internazionale. E viceversa, appunto, se si utilizza l'altro canale, che è quello di fare richiesta direttamente alla questura di un permesso di soggiorno per cure mediche, il campo, diciamo, della richiesta di protezione resta inesplorato in quel momento e quindi è possibile farla anche successivamente una richiesta di protezione internazionale. Poi sarà la Commissione a valutare se sussistano o meno i presupposti. Ecco. Farei l'ultimissima, poi chiudiamo. Chiedono se i permessi di soggiorno ai sensi dell'articolo 20 bis e 36 consentono l'attività lavorativa, ma chiedono se siano convertibili in PDS per lavoro. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 20 bis consente l'autorità l'attività lavorativa ed è convertibile. Quello rilasciato ai sensi dell'articolo 36 consente l'attività lavorativa, ma non è convertibile. Ok. Rispondendo, scusate, da ultimo a Marco, io credo che se si costruisce bene il percorso, appunto per costruire bene intendo facendo riferimento a quello che ci siamo detti all'inizio, appunto all'intervento di Paolo, cioè se si costruisce bene il percorso rispetto alla patologia di cui è sofferente questa persona, se si documenta bene quale possa essere il percorso, appunto, una volta preso in carico, secondo me ci sono gli estremi per poter richiedere un permesso per cure mediche. Direi di sì. Ok, io non vedo altre domande in chat, se ne riceviamo altre nel mentre, dopo, come ho detto prima, le inseriremo all'interno di un documento che poi diffonderemo tra i vari partecipanti. Ho visto che sono arrivate in chat anche molte richieste di condivisione degli strumenti che ha utilizzato, delle slide che ha utilizzato Andrea. Vi rassicuriamo perché saranno anche queste condivise a tutti i partecipanti e tra l'altro vi anticipo che stiamo producendo sempre all'interno del progetto Fami Bicomer un kit operativo dedicato proprio agli operatori che si occupano di immigrazione, che dà le informazioni base, diciamo, in tema di permessi di soggiorno, e quindi anche questi li metteremo a vostra disposizione. Vi ricordo che la formazione che si terrà la prossima settimana ha ad oggetto sia la parte finale di questo aggiornamento giuridico legale, ma prevede anche l'analisi di casi pratici. Vi chiediamo quindi, per essere anche più incisivi, diciamo più efficaci, di sottoporci dei casi pratici di cui siete a conoscenza e che avreste piacere di trattare, ovviamente legati all'ambito giuridico legale. Vi chiediamo di inviarli alla mail formazioneimmigrazione@comune.ravenna.it, magari ve lo scrivo in chat così avete il riferimento specifico. Niente, ci vediamo quindi la prossima settimana. Io ringrazio ulteriormente tutti i relatori, quindi ringrazio Andrea, ringrazio Marco, Giacomo, Antonella, Anna Paola e Rita, ringrazio la dottoressa Raciti per essere stata qui con noi oggi, ringrazio ancora Marzio Barbieri, Andrea Facchini della Regione, Matteo Zocca, Giacomo Prati di ANCI, ringrazio Paolo Fasano del Comune di Ravenna. Il link per la prossima settimana è sempre lo stesso e ringrazio anche tutti voi partecipanti. Alla prossima. Ci vediamo. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Arrivederci a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Potreste scrivere la mail in chat? Sì, la scrivo subito. Grazie. Sì, c'è la Simo, sono sopravvivi, se quello che sono distrutto. Bene, 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 bene.